Il nostro titolo parla di un Inter che va verso il derby, mai così favorita, ma al di là della scaramanzia, insomma, è un dato di fatto che l'Inter comunque arrivi da una settimana in cui sì, arrivava dal pareggio contro il Monza, però poi in qualche modo il pareggio 0-0 col City ha restituito un Inter europea, un Inter di personalità, un Inter, insomma, tosta, che ha fatto una gran bella figura in Europa e che adesso punta a vincere quello che sarebbe il suo settimo derby consecutivo. Beh, arriva una squadra che mentalmente sta sicuramente meglio del Milan. Il pareggio di per sé non è una vittoria, non vuol dire molto poi a livello della classifica, ma da autostima, Beh, perché per come è arrivato, però, uscire da insomma. quello stadio è vero subendo qualcosa, però mettendo anche paura in qualche circostanza, sicuramente ti dà autostima. Arriviamo sicuramente bene, non dimentichiamo il fatto che Inzaghi è riuscito a fare anche turnover a Manchester. Quindi è una squadra sicuramente carica, con le idee chiare, ha un suo stile di gioco. Sono curioso di vedere questa partita perché queste prime giornate di campionato hanno visto un Inter, mi è piaciuta, però giocando contro squadre che fanno giocare. E il Milan è una squadra che fa giocare, quindi Beh, fai quello che direi vuoi. proprio. No, Cioè. perché ha avuto difficoltà a Monza? Perché è andata in difficoltà col Genoa? Perché sono squadre che comunque stanno molto chiuse dietro e partono. Se l'Inter trova squadre che lasciano campo, l'Inter diventa pericolosa. È ovvio che sia favorita. Questo non è una questione per fare il grandeur. Però il derby è una partita a sé. Ci sono delle vicissitudini in casa Milan che mi fanno pensare che questo sia il momento buono per i giocatori per dimostrare, che possono fare da soli senza l'allenatore, per esempio. Tirare fuori dal cilindro qualche bella prestazione. È chiaro che le squadre nascono dal manico. Per i milanisti, pensare che in 3 giorni Fonseca riveda il suo credo tattico per mettere un Inter. Ci aveva provato Pioli, non so se Sì, vi ma siamo ricordate. sull'Inter. No, cioè, Poi sì, già ecco, arriviamo sul Milan. quindi credo che l'Inter si debba assolutamente preoccupare di se stessa. C'è un piccolo problema a Lautaro, ma non derivato dal fatto che sia un caso, è sicuramente fuori forma. Il fatto di non aver fatto preparazione quest'estate sicuramente può incidere, però credo che ha dimostrato anche a Manchester che ha delle alternative importanti. Taremi mi è piaciuto tantissimo. Anche se in realtà dovrebbe giocare Lautaro, eh? Sì, no, no, però Dovrebbe comunque nel essere lui in coppia con complesso Thuram. l'Inter arriva con questo pareggio che ha dato morale. Ecco, l'Inter sa di essere una squadra forte, le pecche viste col Monza, che sono le classiche, l'abbiamo detto qui. Quando vediamo la partita, nella testa dei giocatori arriva questo messaggio di dire prima o poi siamo più forti, la palla la butti dentro. Col Milan questa cosa non ci sarà. C'è anche da dire che l'Inter, sotto la gestione Inzaghi, negli ultimi 2 anni gli scontri diretti di questo genere non li ha mai sbagliati. No, Quindi questo è un dato di fatto, si certo. arriva con entusiasmo, si gioca in casa. Tra l'altro ci sarà un tutto esaurito con record in casso e credo che Inzaghi metterà in campo la formazione tipo. Quindi riuscirà Bissek, Sì, rientrerà Pavard. tutto Tornerà regolare. Mkhitaryan, È eccetera, e vero quindi. che Luciano, il calcio si diverte spesso a sbugiardare quelli che sono i pronostici o le anticipazioni della vigilia, però credo che non sia un mistero definire l'Inter super favorita in questo derby di Milano. No, assolutamente, assolutamente no. E devo dire anche rispetto a quello che ha detto Fusato, che ha parlato praticamente dell'Inter che non ha vinto a Genova. L'Inter stava vincendo a Genova. È stata una smazzataggine di Sommer prima e di un altro giocatore dopo che non ricordo chi Bissek, sia, Bissek. che l'ha portata esatto, che l'ha portata a pareggiare una partita che avevano già vinto, in poche parole. Quindi l'Inter sa, se poi dopo riteniamo che Monza sia praticamente uno stop per l'Inter, lì certamente. L'Inter non è stata, con attenzione, l'Inter quando manca Calhanoglu e quando manca Barella è un'altra. No, Quindi, certo, e bastoni. lì mancavano entrambi, Vero. quindi andiamoci cauti con queste considerazioni, perché se il calcio dovesse dire sempre la verità, praticamente è una goleada. Però Però l'Inter. siccome è un derby, praticamente va preso poco le molle. Sicuramente ci sarà il rendimento maggiore dei giocatori del Milan, però vedete, quando voi osservate il Milan e prendete il Milan dell'anno scorso dei 49 gol subiti, è lo stesso Milan di quest'anno, più Vero, Fofana, certo.
ma non ha Fofana un alter ego praticamente che lo aiuti a recuperare i palloni. Lì a centrocampo sono quasi tutti mezzocampisti, per cui se perdono il pallone guardano l'azione e praticamente non vanno a recuperarlo. C'è il contropiede dell'avversario, come è successo per esempio con il Parma. Se il Parma nella partita che ha fatto col Milan avesse usufruito e avesse portato a termine tutto quello che doveva portare per le azioni che aveva creato il primo tempo, Certo. Parma-Milan È finiva in goleada. E vero. questo è il Milan, per cui bisogna aspettare un rendimento maggiore de nel derby, però attenzione, le caratteristiche sono quelle, non scappano. Se tu praticamente non hai centrocampisti ma solo trequartisti, il problema ti diventa un problema abbastanza assillante perché hai sempre l'obiettivo di attaccare, ma perdi la palla e c'è un contropiede dell'avversario. Questo è il Milan. E in questo senso l'Inter invece rischia di andare veramente a nozze con questo Milan, no, Francesco? Ma io non ne sono così convinto perché il pronostico sembra schiacciante per tutti. Sono 3 anni che il Milan perde i derby, l'Inter li stravince, non è che li vince. È dall'anno scorso che è l'ultimo derby vinto dal Milan 3-2 dell'anno scorso, o sbaglio? A inizio Settembre anno, 22. settembre 23. Se non lo sapete voi, ragazzi, È l'anno scorso. sono 7 derby. Perché ci sono i due di Ho il dubbio, Champions. non mi C'è la sono sei derby. Champions, c'è Sono la sei derby, Champions, c'è la ho il Supercoppa dubbio. No, sono Italiana, sei c'è l'anno il scorso. campionato. No, sono, però avere ragione, perché c'è la Supercoppa, Supercoppa, ci sono i due due. di Champions, quindi sono tre, parti di No, campionato, allora è giusta? giusto 22. Comunque, 22 due anni, ragazzi, due anni, settembre giusto, 22. giusto, giusto, 22 sono 2 anni. Esatto. Però sette derby, Sei derby. sì, no, sei Cioè, so derby. che dai per Vabbè, scontato, cioè il posso. settimo, però. No, no, sette derby, considerato quello che deve anche. Cioè, sette derby negli ultimi 2 anni. Possiamo andare oltre? No, sto dicendo Se no che continuiamo a dire come. sette Perché derby, il no, concetto era un sei altro. in realtà. Va bene, sono sei. io credo che la differenza la farà sicuramente la predisposizione dei giocatori. Però stavo iniziando a parlare. Posso andare avanti a finire? Prego. No, mi hai interrotto 17 derby 30 volte, ma avevo iniziato un discorso che se vuoi proseguilo tu, io vado avanti dopo. No, no, sto Stavo dicendo dicendo che che. l'approccio, mi hai detto, l'approccio secondo me ne farà la differenza. E l'Inter con questi approcci, con queste grandi Beh, questo è partite, le dato di fa. Perdonami, fatto. vai. No, no, il concetto secondo me è un altro. Allora, è vero che il calcio va sempre scritto e va sempre giocato. Il Milan in questo momento è oggettivamente in difficoltà rispetto all'Inter che ha una corazzata più forte l'anno scorso, ha aggiunto giocatore, non ha tolto nessuno. E la squadra sembra addirittura dover fare meglio e vincere più semplicemente il campionato rispetto all'anno scorso. Luciano del Corda, giustamente, che l'Inter stava vincendo a Genova e si suicida con quella giocata in area di rigore che regala rigore a Genova. Però va anche detto che a Monza stava perdendo una partita che doveva perdere. E l'Inter l'anno scorso, ad oggi, dopo le 4 partite fatte da Inzaghi, aveva 12 punti contro gli 8 di quest'anno, 13 gol fatti contro i 9 di quest'anno e un gol subito contro i 3 di quest'anno. Cioè, l'attenzione nelle prime quattro è scesa in modo chiaro, oggettivo e scritto. Ok? Questo perché cosa? Perché Inzaghi, secondo me, quest'anno ha deciso di sfruttare di più il turnover. Lo si è visto prima della Champions, col Monza toglie Bastoni, Sì. toglie Çalhanoğlu e toglie Barella perché è infortunato per l'intervento al naso. L'Inter non gira, come diceva Luciano, perché Barella non può mancare, ma anche Bastoni non può mancare perché sono i due che impostano da E ce dietro l'hanno anche e soprattutto. Çalhanoğlu soprattutto. Quando vai a Manchester, ti giochi una partita che può avere qualsiasi risultato, soprattutto le prime di Champions, ne sono usciti molto bene tutte e due, però continuo a dire che guardate a caso, quest'anno, ripeto e continuo a dirlo, questa clausola, questo incentivo dato da Marotta ad Inzaghi sulla vittoria del campionato, che vale 2 milioni di euro nel contratto, è qualcosa che mi fa pensare che Marotta, che ci vede molto lungo, ha capito che forse la ciurma deve avere le corde più tirate, perché sennò rischia di darlo per scontato quest'altro scudetto. Bisogna stare attenti perché, ripeto, i numeri rispetto all'anno scorso, dopo la quarta giornata, sono ben diversi dalla corazzata l'anno scorso che aveva meno giocatori in rosa. Ma il Sì, Milan si. scusa, tutto vero questo qui, fuori dubbio che, ma attenzione, una cosa, l'ombra di Manchester stava a Monza e Si è l'Inter vista? praticamente aveva più voglia di partecipare subito a quella partita e non a quella di Monza, per cui riusciva pure a perdere quella partita e non bisogna mai sottovalutare l'avversario, questo sì, però la sostanza qual è? Ha dato più importanza quando ha fatto
praticamente le scelte che ha fatto, a prescindere aveva già detto che puntava a fare il risultato a Manchester e a Monza sperava di Però Luciano, farlo. lo sai Questo è tu il che sei un punto. allenatore di livello e sei tu il dirigente di quella squadra lì e vedi che l'allenatore non riesce a tenere sulla corda i ragazzi prima delle partite di questo calibro e saranno tante durante l'anno, quella è una pecca, eh. No, no, ma sì, è vero, è una pecca, ma purtroppo coinvolge tutti. Coinvolge dal più bravo al meno bravo, praticamente quando incontri le squadre di quel tipo lì, praticamente avresti voglia di vincere soltanto e poi dopo, praticamente nell'attesa di poter giocare, tu freni un attimo perché vuoi fare riposare alcuni giocatori, hai paura che si infortunino altri, e quello che è successo a Monza purtroppo non sarà la prima volta, Però, ma non solo a Inzaghi, a tutti quanti, certo, quello però senz'altro. io dico una cosa, ho detto bene Luciano prima sulla questione Calhanoglu, cioè queste due partite hanno detto, perché poi Inzaghi fa un turnover mascherato anche a Manchester, perché Beh, gioca tiene fuori Zielinski al posto di Lautaro, tiene Mkhitaryan. fuori Mkhitaryan e tiene fuori Pavard. Ma Però qual è la Lautaro, differenza? scusa, No, finisco, Fusato, scusa. perdonami, la Ma no, differenza. aspetta, ma Lautaro, no, è solo una parola. Lautaro, adesso a tenerlo È fuori, impresentabile, lo non è so. che. Cioè, però no, Sì, però quello che appunto. volevo dire è che ti stavo dando ragione su questa cosa. L'Inter può fare turnover perché ha i giocatori per fare turnover, Fino a un certo però punto, di fino a un queste certo due punto. partite hanno detto che se devi fare un turnover ragionato perché se tieni fuori sia Calhanoglu che Barella che Bastoni nella stessa partita puoi andare in difficoltà. Attenzione però, perché l'Inter quest'anno non abbiamo parlato di un giocatore che ha trovato e può essere un'arma molto importante anche per fare fiatare uno di questi tre. Si chiama Zielinski. Basta Zielinski addirittura. che non c'è. Zielinski è un giocatore Barbato, basta che che. Sì, però è può entrato a Monza essere. male. Eh? Però a Manchester può fare una Barbato, partita. basta che non sia infangato, però. Esatto. Però a Monza è entrato Ma non male. dovrebbe Però piovere, non capisci che dovrebbe piovere a Simone Milano. dice un'ovvietà perché Zielinski giocherebbe titolare nel Milan, nella Juventus, nell'Atalanta, nel Napoli, nella No, Lazio, nella Roma, appunto, nella dico Fiorentina, che cioè. questi tre, Zielinski potrebbe prendere il posto di uno di questi tre, Ma quindi. allora abbiamo sbagliato forse a valutare che i cambi di Bastoni in primis, di Aslani al posto di Calhanoglu, di Zielinski al posto di questo Mkhitaryan, al momento sono un po' troppo Uno dei affrettati. due, beh, ma è appena Cioè, non ne puoi iniziato. cambiare 4 o 5. Io avrei fatto giocare uno tra Barella e A Calhanoglu a Monza, Monza hai fatto una squadra che era in crisi perché ha messo Frattesi per furto di e hai popolo. sofferto tanto anche il gol di uno pari. Cioè, parliamone. Sì, hai sofferto, attenzione, hai sofferto come qualità di gioco, Sì, perché non certo. è che poi Diciamo che l'Inter col Monza ha giocato sotto ritmo, ma veniva anche da un se ha affaticamento ragione perché aveva ragione giocato. anche E Luciano quindi ha quando giocato a un dice ritmo più che lento, avendo giocato a affaticamento? un ritmo più. Che Eh? affaticamento? Di chi? No, No, la squadra. l'atteggiamento mentale di Monza è, correggimi se sbaglio, l'atteggiamento mentale di Monza è siamo più forti, prima o poi un gol lo facciamo. L'atteggiamento mentale di Manchester è sono più forti di noi, mettiamoci il piglio, infatti fanno una partita molto diversa da quella di Monza. Luciano, io scommetto che tu non veda l'ora di ascoltare il pendolino di Simone Barbato per sapere in assoluta anteprima qui su Netwig il Oh risultato mamma, finale del derby, io posso vero? uscire? No, no, Beh, ma tanto. perché Posso no, ma uscire? io aspetto con impazienza. Io Ma voglio senti, vedere con impazienza, io te lo regalo subito. aspetto una Poi mossa però coraggiosa qua, eh. attenzione, Adesso mi aspetta. scusami, un metto attimo, vicino per fermati meglio un capirla. attimo No, con no, le no. dita. Se non ne indovina almeno due risultati, dopo poi li parlo io. Vabbè, ti prendi la responsabilità con Luciano, Simone. Vai, vai, vai. La sfera magica si sta per calare sullo stadio Meazza di Milano e sopra adesso le mani scalpitano e friggono per dirvi a voi, signore e signori, il risultato. Lucio San Siro, signore e signori, è il derby della Madonnina che brilla più del Duomo, che brilla sopra il Duomo in questa notte tiepida di settembre. Alla fine delle ostilità sarà rinascita per il Milan oppure sarà il numero simbolo di completezza, perfezione e beatitudine, simbolo delle prime 7 vittorie consecutive dell'Inter sui rossoneri? Chi lo sa? Chi vivrà, vedrà. Ma tuffiamoci in campo e inizia la partita con il Milan subito all'arrembaggio. Pulisic è tornato in versione Lo Capitano sapevo che fosse America. allenato col Milan. Attenzione, lancia il Sì, pallone che sembra qualcuno. avere lo stesso effetto del 2-1 suo per disco l'Inter. rotante e come un frisbee si va a depositare nel set alla sinistra di Sommer. Dopo una parabola che sembrava guidata da leggi oltre la fisica conosciuta, 1-0 per il Milan. Ma ora il serpente tira fuori i suoi denti Eccolo lì. veleniferi e lo fa con Lautaro che riceve un 2-3-1. assist al bacio da Di Marco, arriva davanti a Maignan e lo
lo trafigge, 1-1, è tornato a passo di tango, signore e signori, Martinez, Lautaro, ancora l'Inter che preme sotto la spinta dei 50.000 del Meazza, Çalhanoğlu, tacco Barella e la palla in rete, il guardiano dei Nuraghe tira una sassata come presa dai suoi Nuraghe, da 30 metri e regala il vantaggio ai nerazzurri, ora Calabria cerca di spronare i suoi, fa andare su, tutti i ragazzi su, tutti in avanti, ma il Milan è alle corde, non ne hanno più, i giocatori dell'Inter arrivano da tutte le parti, sembrano in 17, signore e signori, Maignan grida i suoi con tutta la voce che ha in corpo, cross di Dumfries, spiazza, attenzione, spizza di Marco di testa, la palla arriva a Thuram, stop di petto, mezza rovesciata, volante, 3-1, e finisce la partita, l'Inter vince 3-1 il derby, il settimo consecutivo, è finita qua, a te Francesco la linea. Mi voglio divertire, perché prima o poi, no, mi voglio divertire, a sto punto, visto che spara grossa anch'io, Lina vince il derby, secco. Ma io direi una cosa, abbiamo sbagliato il nostro pendolino col tuo pendolino. Io direi una cosa, però, signore e signori, Verona-Torino è ancora ferma sul risultato della sera magica di Simone Mazzarri. Esatto, però, voglio dire, statisticamente hai azzeccato la prima. Io vi vorrei dire solo questo, poi... La può centrare. Hai ragione, Luciano, vedi. Comunque, io ho sentito tutto. Ne parliamo dopo la partita, Barbato, io e te, di questa cosa. Va bene. Parliamo di Milan adesso. Noi abbiamo voluto forse un po' buttarla oltre, definendo quello di Fonseca un derby già da allenatore già esonerato. Ci sta definirlo così, tra virgolette, naturalmente. Cioè, la sensazione è che, diciamo che il Milan ci sta pensando già abbondantemente a un proprio sostituto. Sì. Quasi, mi viene da dire, indipendentemente dal risultato del derby. Sì, la sensazione è questa. Io credo che comunque se Fonseca poi dovesse effettivamente fare l'impresa di vincere contro l'Inter... Ah, scusami, a proposito di impresa e di pendolini, hai sbagliato. Cioè il tuo pendolino si è automaticamente eclissato perché avevi detto 2-1 Toro, siamo 3-1. Ah sì? Eh sì, finta di niente. Vabbè, se lo ricordo. Luciano ne ha sbagliato il primo su tre di pendolini, Barbato. Ma sì, ma non c'è dubbio. Comunque adesso vediamo il tutto, mettiamo tutto insieme. Sì, sì. Mi sta scrivendo dei tuoi amici interisti che hai fatto una buffata epica sul derby con la vittoria così. Sì, sì. Dicono. Non posso fare nomi, sono tuoi amici interisti di studio, tra l'altro. In studio? In studio. Non faccio nomi. No, proseguo dicendo che io se Fonseca dovesse effettivamente vincere contro l'Inter lo terrei, nel senso che abbiamo parlato di questa settimana chiave che era iniziata con il 4-0 al Venezia, hai fatto male con il Liverpool, però secondo me la sconfitta con il Liverpool era preventivabile, cioè era importante capire come rispondeva il Milan sul campo e il Milan non ha risposto bene, però perdere con il Liverpool ci sta. E, per quanto riguarda invece la partita con l'Inter, è chiaro che diventa una partita fondamentale. Per me se vinci lo devi tenere, se perdi anche per dare uno scossone all'ambiente è giusto anche cambiare. Fermo restando che sarebbe il fallimento di un progetto iniziato a luglio, sostenuto da Ibrahimovic, sostenuto dalla proprietà, e di conseguenza il fallimento anche della proprietà stessa e di Ibrahimovic stesso, che si è preso le responsabilità di dire io sono il capo, e nel momento in cui tu sei il capo, tu hai voluto Fonseca, tu hai fatto la campagna acquisti, e tu se esoneri Fonseca dopo 5 giornate hai fallito per prima. Questa secondo me. Poi parleremo anche dell'evento. Sta difendendo quelli che praticamente hanno fatto veramente questo giochetto. Cioè lui in pratica, siccome è un uomo ed è alle dipendenze di una squadra di calcio, dei datori di lavoro, sta difendendo, anche se di malavoglia, coloro che hanno fatto queste cose. E lui si è prostrato anche a presentare i giocatori che sono arrivati, tutto quello che anche lo stesso Fonseca. Lì bisogna che il Milan capisca che o dà pieni poteri a Ibrahimovic e gli dice che praticamente quello che ha detto Ibrahimovic, tu sei quello che deve decidere e puoi decidere, altrimenti qui ci sarà sempre un abbrivio di cose che uno vorrebbe fare ma che non fa perché altri fanno diversamente. Questo è il Milan in confusione, ragazzi. Ciano, e voi guardate, guarda un attimo le partite del Milan. È giusto dire che con il Liverpool si può perdere,
Ma mica come ha perso il Milan. Ma infatti ho detto con che Milan, ha perso praticamente male. Con il Liverpool, con il Liverpool praticamente, esatto, sì. Poteva prendere un altro 2 o 3 gol. E ti pare una cosa per il Milan ha un brand di nome, attenzione. In tempi passati il Milan praticamente poteva anche vincere a Liverpool, quantomeno pareggiare. Qui adesso parte già in partenza sconfitto e la sconfitta è stata meno pesante di quella che praticamente poteva portare il gioco del Liverpool, attenzione. Quindi, e siamo sempre sul punto da dire che il centrocampo è proprio zero, perché da lì partono tutte le azioni degli avversari a palla persa. E la forza di una squadra di calcio è riaggredire la palla quando la perdi per riportartela tra piedi e andare avanti nell'azione, perché nello stesso tempo impedisci un contropiede e puoi andare verso la porta avversaria. Questo è quello che deve fare una squadra. Il Milan queste cose qui non le fa perché non ha caratteristiche per farle. Però scusa Luciano, tu prima all'inizio quando sei intervenuto all'inizio hai detto è un po' presto per dare giudizi dopo 4 giornate, bisogna aspettare. Quindi è giusto secondo te mettere così tanto in discussione un allenatore, fermo restando che magari tu non l'avresti preso e quindi io fusato, nel momento in cui ce l'hai io no, questo è un altro discorso. Però io ma tu l'avresti esonerato adesso già Fonseca, Luciano? No, io non l'avrei preso, però esonerato. Guardate che l'allenatore si prende per due motivi e con caratteristiche ben precise. Quando tu sai i giocatori che possono restare dentro un gruppo, a quel punto ti devi domandare se l'allenatore è disponibile a mettere in campo quelle caratteristiche di quel gruppo e se ci riesce bene. Se ci riesce bene tu lo prendi, vuol dire che hai trovato l'allenatore giusto. Ma qui, praticamente, secondo me, è stato preso un allenatore, ma scusate, e poi chiudo col discorso perché non voglio criticare molto le persone, mi dispiace pure di una cosa del genere, ma io ho sentito delle dichiarazioni di Fonseca che fanno rabbrividire. Allora, Parma Milan, voi sapete praticamente tutto quello che è successo in Parma Milan, che poteva finire in goleata. Allora, Pecchia che dice: abbiamo colpito nei punti deboli che sapevamo dell'avversario. Di contro Fonseca ha detto: la mia squadra non sa difendere da squadra. Ma ragazzi, ma allora ci dobbiamo domandare se un allenatore che fa un discorso del genere non sappia che per difendere da squadra ci vuole intensità a centrocampo, ci vogliono centrocampisti che interrompono l'avversario praticamente e ripropongono il gioco. Posso, Luciano, fermarmi su questo? Non c'è niente di niente. Stai dicendo una cosa chiave. Dimmi. Quello che stai dicendo adesso è chiave, perché quello che tu stai sottolineando ora, che per fare questo tipo di gioco servono quello che hai appena elencato, Ibra ci racconta da un mese a questa parte che ha preso i giocatori che ha voluto, che l'allenatore è stato preso per fare un gioco offensivo e dominante, e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, a parte le eresie dette in conferenza da Ibra, perché e non solo, perché poi anche nel diverbio con Boban in settimana, nel weekend, ha dato una risposta che secondo me era peggio di quello sentito nei giorni precedenti, perché quando tu dici: sono il boss, comando io, decido io, e tutte le responsabilità sono mie, e fai capire che non sei, secondo me, da Milan, perché io Braida, Galliani, in passato gente di questo calibro non li ho mai sentiti mezza volta non rispondere in modo signorile, se non perché imbeccati in qualcosa apposta. Detto ciò, questi giocatori, questo allenatore, questa squadra che lui dice di aver costruito così, di chi è la responsabilità di averla costruita così? No. Sua o di qualcun altro? Beh, perché qua che non si capisce, l'arcano non si capisce qua. Lui parla perché è obbligato a parlare, ascolta, o parla perché ascolta, vorrebbe dire altre cose? Nel momento in cui anche ascolta, la responsabilità è chiara. Questa squadra, quando ha vinto il campionato, bastavano 2 innesti per farla restare competitiva. È stato cambiato con gli algoritmi, se non vado errato, 7-8 giocatori. Hanno messo e giocatori che sanno giocare a pallone, attenzione, ma con caratteristiche che assieme non fanno una squadra.
perché le caratteristiche delle mezze punte sono quelle di saltare l'avversario, e se non saltano l'avversario perdono il pallone, e se perdono il pallone c'è un contropiede. Ma andiamo oggi contro. Fammi sentire che Matteo voleva completare oggi, il suo discorso. Oggi è esattamente quello che era l'anno scorso. Oggi è esattamente quello che era l'anno scorso. Sì, ma io sono d'accordo sul tema tattico, cioè è vero che il Milan è una squadra troppo votata dal punto di vista offensivo, è vero che ci sono mezze punte, tutto quello che vogliamo, però noi siamo al 20 di settembre, con il campionato iniziato da 4 giornate, domenica c'è la 5ª giornata, a parlare di Fonseca, 2 punti, derby da esonerato. Cioè Fonseca, 2 punti, derby da esonerato, dopo 5 partite, vuol dire che è stato sbagliato tutto, ok? E le dichiarazioni di Ibrahimovic a giugno, quando lui dice Fonseca è l'allenatore giusto, Fonseca è l'allenatore giusto, sono state dette da Zlatan Ibrahimovic, che poi mi si venga a dire che lui è stato costretto, lui è stato obbligato dalla società, lui non lo voleva ma lo ha detto perché è obbligato, appunto. A me non interessa. Nel momento in cui tu poi vai a dire che sei il capo e sei il boss, se Fonseca se ne va dopo il derby, tu prendi e fai la stessa cosa, perché il progetto è nato con te, è nato con te Ibrahimovic, tu hai detto che Fonseca era l'uomo giusto, tu in conferenza stampa sei andato a dire Luciano, finisco. Tu sei andato a dire in conferenza stampa che i giocatori che sono arrivati dal mercato li avresti presi indipendentemente dall'allenatore. Quindi Emerson Royal, Fofana, Morata e Pavlovic sarebbero arrivati sia che in panchina ci fosse Conte che in panchina ci sia Fonseca. Detto ciò, Fonseca viene esonerato, per me se ne deve andare anche Ibrahimovic, per me. Magari è una follia, ma è il fallimento di un progetto iniziato a luglio con a capo Ibrahimovic, che per me sta sbagliando tutto. Finito. Tutto, va bene. Allora, io non ho detto intanto che Fonseca va esonerato. No, ma infatti io non parlavo di te, Luciano, io stavo parlando in generale. Non voglio dire una cosa che praticamente posso anche pensare, ma non la dico, anche perché non sono un dirigente di quella società. Per cui il problema di fondo, io ho soltanto detto che è stato costruito tra la confusione generale di una società. E questo praticamente non lo può, perché quando un giocatore, quando un dirigente, Furlani, ti prende 8 elementi, perché gli algoritmi dicono di prendere 8 elementi, ma così si fa la squadra. Allora, se tu mi dici che hanno sbagliato tutti, sono d'accordo. Se tu mi dici che Fonseca, se fosse stato praticamente, o se avesse conosciuto il Milan così com'era, non ci veniva il Milan. No, ma forse... Perché il Milan... È l'occasione della vita di Fonseca, cioè, si chiama perfetto. Il Milan, vai, no? Perfetto, ma io su questo sono d'accordo, però attenzione poi ai risultati, perché se la squadra praticamente non ti dà quello che ti dà. Io adesso il tanto vituperato Pioli dell'anno scorso è quello che praticamente ha manovrato nel Milan tutto quello che era possibile manovrare per... ha fatto... Luciano, torniamo a Pioli però, stiamo su oggi, posso farti una domanda su questa roba qua? Perché per me è fondamentale questo punto di Ibra, quando lui dice io ho voluto questo allenatore, e Matteo sottolinea giustamente quello che ha detto Ibrahimovic, ha voluto questi giocatori eccetera eccetera, e quando Fonseca si permette di dire la prima giornata dopo il pari col Toro il mercato è chiuso, non è chiuso, lui subito va a rinfrancare dicendo no, quando è chiuso lo decido io, l'allenatore deve stare lì ad allenare e basta. No, aspetta, in quel momento i giocatori che già tra virgolette non lo vedevano in maniera super positiva non perdono completamente il rispetto di spogliatoio e quindi viene delegittimato dallo stesso dirigente nei confronti dello spogliatoio. Ti posso dire una cosa, così perché per me è gravissima questa roba che ha fatto Colin Breck e Teao ed Hernandez non partecipano praticamente con la squadra, sì. E tutti hanno detto che ha fatto bene la società a non dare multe a questi due giocatori. Allora, io vi dico, adesso ve lo dico ora, se c'è qualcuno che farà qualche cosa di diverso nel passato e non lo multa, e lo multano, sarà sicuramente la fine di un gruppo, perché quello lì assieme ad altri diranno a loro due non è stata data la multa, a me mi viene data la multa. Questi sono i modi di confusione. Certo. C'era un'altra persona, per esempio, io vi dico... segnato il Verona intanto, Luciano, perdonami, ti ridò subito la parola. 93esimo, follia difensiva da parte del Toro. Ancora Masina?
Sì. Mamma mia, ragazzi. Masina che perde palla a contrasto. Non ho visto con chi. Con Masina fa una roba. Che sbaglia lo stop, perde il contrasto. Si strappa. E gol di Moschera. E si fa pure male. E si fa pure male perché si sta toccando il flessore. Eccolo qua. Mamma mia, con la suola va sullo stop e la sbaglia, si, gli rimane. Si sbaglia e il povero Milinkovic Savic si ritrova. Mamma mia, a dover Masina, raccogliere guarda. Per la seconda volta il pallone in porta. Moschera segna il gol del 3-2 quando siamo ormai, credo, oltre i 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Sventolio di cartellini gialli perché ovviamente c'è il solito parapiglia all'interno poi della porta per il pallone restituito, non restituito. Scena abbastanza comica, ma gol del Verona che si porta sul 3-2. Sono già esauriti i 3 minuti di recupero. Siamo andati oltre, siamo già a 93:30, manca soltanto il fischio finale, probabilmente non basterà, però insomma dà un po' di morale al Verona che, ricordiamolo, ha giocato in 10 dal 20° praticamente del primo tempo. Ti lascio finire, Luciano, e poi mi fermo. No, è finito, no, vi porto un esempio pratico su questo argomento qua. Lippi, allenatore dell'Inter, si presenta un giocatore la mattina alle 10:30 ubriaco nello spogliatoio. Lippi gli fa una multa e lo porta e praticamente lo manda in infermeria. Il giocatore alla fine dell'allenamento nel pomeriggio va dal presidente. Sapete che gli ha risposto il presidente? No, ma lascia stare, tanto quello lì tra poco lo mando via. Secondo voi questo discorso qui non viene riportato dal gruppo squadra? Certo. Questi sono i modi per distruggere, un gruppo di giocatori. Beh. E metterli uno contro l'altro. Beh. E il Milan in questo momento ci sta riuscendo. Esatto. No, insomma, in Casalena si lavora perché di fatto c'era una voce che diceva che addirittura già entro mercoledì sera sarebbe potuto arrivare il nome dell'eventuale sostituto di Fonseca. Per ora la società ha preso tempo, dà fiducia a Fonseca e lo porta sostanzialmente fino al derby. Il testa a testa in questo momento che ci risulta è quello tra Igor Tudor e Maurizio Sarri. Luciano, che dici? Ci abbiamo azzeccato? Stiamo dicendo una cosa che ti torna? con questa squadra qui bisogna riattrezzarla. Qualsiasi allenatore praticamente no. Se non hai il centrocampo, si torna sempre sull'argomento, è difficile fare squadra e vincere le partite. Sì, le puoi vincere, poi oltretutto c'hai dei giocatori che quando l'aspetti non arrivano mai o arrivano quando tu praticamente pensi che non arrivino. Il problema è Leao davanti. Praticamente se Leao fa qualcosa di importante, il Milan è offensivo in una certa maniera. Se Leao guarda la partita, e Leao spesso guarda la partita. Ma tra Tudor e Sarri a chi affideresti la panchina del Milan? No, guarda, io non faccio pronostici di questo tipo, anche perché vorrei conoscere, per fare un allora vi spiego. Quando si sceglie un allenatore, siccome io ne ho scelti tanti, si sceglie per le caratteristiche che ha il gruppo, quindi lo può dire un dirigente quello che deve scegliere, perché se in pratica ritiene che il gioco del Milan sia più adatto a Sarri o a Tudor. Tudor è un giocatore che praticamente dà una certa forma atletica alla squadra e l'altro fa giocare la squadra, quindi è meglio che decidano i dirigenti del Milan, che sanno chi hanno in mano come giocatore. Dimmi. Secondo me c'è un terzo nome che potrebbe anche essere preso in considerazione, che è l'ex allenatore del Borussia Dortmund dell'anno scorso, che è Edin Terzic, che per caratteristiche Terzi ci sta nell'elenco dei. Sì, vedete, è antipatico parlare di un allenatore che è in carica. Quindi, sì, no, senz'altro. Però io ritengo che il Milan questa cosa dovesse farla già prima del derby. Ti spiego perché. Perché se dovesse perderlo, figurati, aiuto. Cioè, io non voglio immaginare la situazione di Fonseca, di Ibra nel post partita, eccetera, eccetera. Con l'allenatore nuovo, anche se tu perdessi il derby con l'allenatore nuovo, sicuramente la responsabilità non ricadrebbe su di lui, ma potresti avere d'altro canto una spinta emotiva diversa e magari sfangarla nel derby dopo tempo. Vogliamo essere pratici, sì, su questo argomento qui. Bene, la colpa di questo Milan risale a Furlani. L'anno scorso con due giocatori il Milan poteva competere ancora per il titolo, ne ha cambiati tutti quanti, sì, e ha preso 8 giocatori nuovi che non fanno squadra, quindi lui è il maggior responsabile di questa situazione. Però adesso siamo a 2 giorni dal derby con questi giocatori qua,
per me il cambio in questa situazione, anche vista la partita di Champions, perché non ci sono solo il campionato, non c'è solo il campionato, c'è anche quella con Liverpool, che come hai detto bene tu, non è una sconfitta normale, è una sconfitta brutta, che è andata bene per come è finita. Quindi qual era la motivazione in più per dover aspettare ancora per cambiare in vista del derby che sono, è dal 2020, che sono anni che non vinci, non mesi. Sì, ma tutto vero, però Francesco, devi sapere che i dirigenti di una società di calcio la pensano diversamente dai tifosi. I tifosi vanno allo stadio, pagano il biglietto, eccetera. I dirigenti ci rimettono in tasca. Per cui se hanno preso questa decisione saranno loro... Poi, però... Luciano dice i dirigenti devono pagare, i proprietari. Io ti sto dicendo che la responsabilità del dirigente è diversa da quella del... Ma senz'altro parliamo di lavori differenti, però. No, appunto, ma noi è facile dire questo doveva essere licenziato. Per il dirigente invece potrebbe essere difficile dire una cosa del genere. Bisogna vedere i tipi di contratti che ci sono in giro, tutto quello che attiene praticamente all'attività dell'anno. E lì chi può decidere meglio queste situazioni è il presidente e l'amministratore delegato. Quale, noi non infatti, siamo... Ripeto, secondo me, vabbè, tutto giusto, però se voi vi fermate un attimo a riflettere, la prima svirgola, ne parlavamo anche con Matteo quest'estate, la prima svirgola è la questione Lopetegui. Che... Sì. E perché se lo voleva Ibra? No, perché poi salta, Ibra. Non si capisce perché... No, che già lì e non perché è perché la curva non lo vuole. Però. Eh beh, certo che è un segno di debolezza da parte della società. Questa è... parte o la curva non lo vuole, allora, comunque cioè, fai una allora scelta diversa. Viene, allora già lì si indirizzi dalla sulla mia, questione cioè, no, che la curva della società. Confusione, quella che diceva Luciano. La confusione la fa la società, dal primo membro all'ultimo della società. Riccardo, per essere pratici, ti ricordi l'Inter prima dell'avvento di Beppe Marotta? Ah beh, certo. Era tutta una confusione. Adesso questa confusione si è trasferita al Milan. Certo. Evidentemente in città c'è. E per cui prima l'Inter non vinceva per determinati motivi. T'ho spiegato anche un motivo quando dice non ti preoccupare, ti levo la multa, tanto questo lo mando via. È un modo come un altro per rompere l'equilibrio di un gruppo, no? E per cui il problema di fondo praticamente adesso si è trasferito tutto nel Milan. E il Milan è in confusione totale, però... Io non sono in grado di dire mandate via l'allenatore o se era meglio mandarlo via prima del derby, eccetera, perché probabilmente mandarlo via prima del derby praticamente era come confessare una responsabilità. Mandarlo dopo significa dopo il diluvio tentare con uno nuovo con partite più malleabili di quella del derby per portare avanti la situazione. Resta comunque il fatto che anche se Fonseca dovesse essere esonerato dopo il derby è comunque per me un fallimento totale, indipendentemente da Inter, Venezia e le partite che hai fatto. Cioè, ricordiamo che siamo al 20 di settembre. Siamo al 20 di settembre e il Milan è già davanti a una slide indoors della stagione contro l'Inter per l'ennesima volta. Ti devi andare a giocare la stagione contro una squadra più forte di te, più in fiducia di te, con un progetto per me che se Fonseca viene esonerato è completamente fallito. Il 20 di settembre. Però tra tutti gli allenatori che avete detto, secondo me Sarri potrebbe essere la soluzione più importante. Rispetto a Tudor è tutta la vita Sarri, secondo me può essere tra l'altro Sarri a terzi, grande fusato nero azzurro come me. Sarri può essere un giocatore, può essere un allenatore che risolleva un po' le sorti del Milan. Ma io me lo auguro, perché credo che sia veramente una confusione anche tecnica, cioè ho visto un allenatore in difficoltà nel dire determinati tipi di cose, però ripeto, ha ragione Matteo, perché una squadra blasonata come il Milan, che parte da un capostipite di Ibrahimovic, che ci mette la faccia, vuoi per voglia, vuoi perché lo pagano, non lo so, ma sappiamo lui caratterialmente come è fatto. Se tu mi esoneri l'allenatore il 22 di settembre,
faccio l'ipotesi, dopo il settimo derby perso, capisci che... No, ma, cioè, ma guarda che è una possibilità. Allora, è anche fondamentale se lo fai non fare quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso. Sì, che però è andato, non è che tutti scusami, i sette Simone, derby l'ha persi... Francesco. È anche importante non fare un errore in peggio, nel senso che il Napoli l'anno scorso manda via Garcia per prendere Mazzarri, gli altri due che arrivano dopo fanno peggio del primo. Quindi se cambi Fonseca devi avere un'idea chiara. Il fatto che mi preoccupi a me da esterno per il Milan è che Lopetegui lo voleva Ibra e alla fine è stato preso un altro che non voleva nessuno, perché questo qua bisogna capire chi l'ha voluto alla fine. Qualcuno salterà fuori che dirà alla fine Fonseca penso, l'ho voluto io. Penso Moncada. Ecco, ok, probabilmente lui. Chi? Dopo di questo, per passare all'allenatore successivo eventualmente, chi è che andrà a scegliere il nuovo allenatore Fonseca, che sia Terzic, che sia Sarri o che sia Tudor? L'idea è che Tudor piaccia molto a Ibrahimovic. Ecco, cioè, ma il boss ha detto che è lui, giusto? Sì, certo. Sì, ma se il boss mi va a prendere Tudor, io il boss vado a Milanello e lo contesto dal vivo, il boss. Perché tu non puoi passare da Fonseca a Tudor. Ci vuole coraggio, eh? Sì, ma ho capito, ma da Fonseca a Tudor. Sarebbe un passaggio importante perché Tudor gioca con la difesa 3, ma Milan esatto, non ha mai giocato con esatto, la difesa 3. Ma noi veniamo da 6 anni di difesa 4. Ma per quello dico Sterzi. E andiamo da 30, cioè da Sacchi, sì, Capello, okay, Milan. Io storicamente ha sempre giocato. Qual è, quattro, ragazzi, cioè, dai. Qual è tra questi tre al momento l'allenatore oltre a Sarri? C'è Sarri, c'è Terzi, c'è Tudor, io lo lascerei stare proprio in questo momento. Esatto, ma infatti per me è un nome segnalato in tribuna San Siro e Milan Liverpool. Capisci? Così, no, e io infatti continuo a dire occhio perché finalista l'anno scorso di Champions, non è un 40 anni, figlio giovane. È un allenatore una follia, non hai neanche i giocatori perché hai dato via anche Calulu. Francesco. Sì. Ma infatti. Secondo me, allora, non sapendo le caratteristiche del gruppo, ma immaginandole, secondo me uno che potrebbe andare bene, sapete chi è? Io non so se avrà voglia di farlo, sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Lo so. Perché Massimiliano Allegri è l'altra alternativa, riesce certo. A cucire, riesce allo stesso a cucire, problema di Rabiot. Il problema di fondo adesso non devono andare a cercare un allenatore, devono essere praticamente gli allenatori quelli che sanno praticamente parlare con i giocatori, che sanno fare anche gioco brutto pur di non perdere, perché il Milan deve adattarsi a fare il gioco di rimessa, perché se fa il gioco per vincere le partite, quello certo, che hanno detto all'inizio, certo, ne rimediano 3 o 4 per ogni partita. Allora, abbiamo parlato di quasi tutte le squadre, però Simone Verbato vuol farci un ultimo regalo, caro Luciano, dopo aver quasi azzeccato il segno in schedina, come si diceva una volta, della vittoria del Torino sul Verona. Lui aveva detto 2-1, il Toro ha vinto 3-2. Ha detto che il Napoli vincerà a Torino con la Juve 1-0. Ha detto che l'Inter, in svantaggio 1-0, vincerà il derby 3-1. Adesso ti chiediamo gli ultimi due risultati. La prima di Juric sulla panchina della Roma, Roma-Udinese, come finisce? Stanno arrivando i dati. Arrivando attenzione, i dati. La sfera magica si alza. Ma dov'è? È sempre seduto. Aleggia nell'aria, si va magica. A depositare. Se è magica. Attenzione, si va a depositare sull'Olimpico della capitale. Al 12esimo la Roma in vantaggio e segna proprio lui. Oh trilli 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 tacciumussa che mandilli mandilli non ti ne tacciumussa che di ne il faraone ligure El Sharawi, ma l'Udinese non ci sta, non ci sta, l'Udinese non ci sta, attenzione, l'Udinese in attacco con tutto il suo organico e andiamo nella Garfagnana Toscana, signore e signori, Lucca 1-1, ma la partita non è finita. 80esimo, attenzione, il Falco Pellegrini a 130 chilometri orari, 2-1, è finita la partita, Roma-Udinese 2-1. Roma-Udinese 2-1, quindi esordio con vittoria per Juric sulla panchina della Roma. E Fiorentina-Lazio invece? Attenzione, magica. Adesso chiedo un attimo di silenzio perché la sfera magica, come se fosse una mongolfiera, attenzione, si stacca dall'Olimpico di Roma e va a depositarsi al Franchi di Firenze. Fiorentina-Lazio, signore e signori, al quinto... Il gol di Ken, il condottiero sceso come un fulmine dal cielo. Ken 1-0 per la Fiorentina. Andiamo al decimo, Gosens, il tedesco tutto d'un pezzo, 2-0. Ma la partita non è finita, attenzione, la Lazio non ci sta. Il 47esimo, Castrovilli, l'italiano dal cognome argentino. 2-1, attenzione, la Lazio ancora in avanti, Zaccagni l'eroe di Croazia, 2-2 e finisce la partita con il tulipano nero, Noslin, 3-2 per la...
La 3-2 per la Lazio. 3-2 per la Lazio, ribaltone. Vabbè, vediamo. Luciano, staremo a vedere se ne avrà azzeccata. Ne ha fatte 5. Una. Allora, io quando lo critico per quello che fa il vino, perché fa male anche il vino lui. Fa male pure il vino, ma no, ce l'ha, no, ce l'ha veramente tu. Non lo faccio più, no, infatti non lo fa più. Infatti non lo fa più, infatti non fa più il vino. Fa talmente male che è passato a fare le olive. Adesso fa l'oliva. L'olio, il vino non l'ho mai sentito, vabbè, le olive le assaggeremo.